caso una vicenda sollevata proprio oggi dal Movimento 5 Stelle, dal gruppo regionale del Movimento 5 Stelle tramite un esposto presentato in procura, non solo Bologna, dopo la vicenda di Marco Lombardelli, il dirigente assunto senza laurea, per la cui assunzione è stata confermata la condanna a Merola e alla sua giunta, in ballo secondo il Movimento 5 Stelle ci sarebbero anche 25 dirigenti assunti come tali ma senza titoli in viale Aldo Moro, dalla giunta Bonaccini sarebbero 56 quelli invece assunti dalla giunta Errani in carica dal 2010 al 2014. Il caso di Marco Lombardelli, il dirigente assunto nel 2011 con recente condanna per danno erariale confermata per il sindaco Merola e la sua allora giunta, rischia di aprire un vaso di Pandora stavolta in regione. Ne è convinto il Movimento 5 Stelle che tramite la sua consigliera regionale Silvia Piccinini ha presentato un'esposta alla Corte dei Conti su quelle che vengono ritenute situazioni simili a quanto successo nel capoluogo. Vale a dire dipendenti di Viale Aldo Moro assunti, inquadrati e soprattutto retribuiti secondo la categoria D per la quale la legge stabilisce come requisito fondamentale il titolo universitario, ma senza che in realtà ne siano in possesso. Secondo i pentastellati si tratta di 25 persone in questa legislatura, 56 invece dal 2010 al 2014 con la giunta Errani. Con quello status, accusa la Piccinini, solo i 25 dipendenti di questo mandato costano €1 milione. L'esposto fa seguito a quello presentato qualche mese fa, sempre dalla consigliera, dopo la richiesta di risarcimento della Corte dei Conti per quasi €500.000 ai vertici dell'Assemblea legislativa per l'incarico affidato dal Allegretti, ex capo di gabinetto prima del presidente Matteo Richetti e poi di Palma Costi tra il 2010 e il 2014. Nell'elenco ora consegnato alla Corte dei Conti, dice il Movimento 5 Stelle, ci sono casi particolari di dirigenti senza laurea. Tuttora figura ad esempio la moglie dell'assessore regionale alla cultura Massimo Mezzetti all'interno della segreteria del presidente della giunta. C'è poi Fabio Querci, attuale responsabile delle feste dell'unità del PD di Bologna, anche egli dirigente all'assessorato ai trasporti di Raffaele Donini.